Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono qui con Lollo Sayukiden in Francia, a Nizza. Siamo qui perché vogliamo fare acquisti, quindi siamo venuti a vedere una fumetteria in Francia. Vi portiamo a vedere una fumetteria che si chiama AFK Manga. tutta specializzata in manga, ragazzi. Quindi è proprio una goduria per gli amanti del manga come noi. Quindi adesso noi ci avviamo, cominciamo a camminare, comincio a farvi vedere un po' la fumetteria da fuori, entriamo dentro, la vediamo tutta. E poi se fate i bravi, ma solo se fate i bravi, vi faccio vedere gli acquisti. Siamo qui in centro a Nizza, praticamente lì c'è la vecchia sede e noi siamo finalmente qua da AFK Manga. Tra l'altro vi faccio vedere al volo un po' la vetrina, c'è già la pubblicità di Darwin Incident che qui sta uscendo in questo momento, i diari della Speziale. Scusate se c'è un po' di casino, ma siamo proprio in centro e c'è un sacco di traffico. Abbiamo un po' delle serie in corso, come vedete, e tanti tanti gadget. L'ingresso ve lo faccio vedere tra poco. Passiamo all'altra vetrina dove ci sono tanti tante figure, in particolare, ragazzi, vedete questo EVA 02 è veramente bello. Poi abbiamo un po' tutti i manifesti di One Piece, robottoni, poi ragazzi, Pokéball, Kirby, abbiamo All Might, qualche figure di Dragon Ball, anche Tokyo Revengers, Eden Zero. Poi guardate che figata questo Oden qui, veramente bello, e questo Capitan Harlock. Adesso c'è un po' di riflesso, ma un pochino si vede, veramente bello. Un po' di pubblicità di vari manga, tipo Neon Genesis Evangelion. E ora andiamo dentro a scoprire qualcosa in più. Forza! Allora entriamo in questa fumetteria, vogliamo vedere un po'. Innanzitutto bellissimo questo Tori all'entrata, spettacolare. E poi qui in mezzo troviamo già subito le novità. Qui c'è Hunter x Hunter, con altri manga che vengono sponsorizzati, tipo Undead Unluck, poi c'è anche Togenanki che da noi ancora deve uscire. Ci sono anche un po' di riviste giapponesi subito a disposizione. Poi, tra l'altro, figata qua, tutte le novità, già c'è Witch Watch che è già arrivato qua. Rokuden Ashi Blues, grandissimo manga di Masanori Morita, veramente una figata, speriamo qualcuno lo porti in Italia. Poi qua c'è una bella espositore di Spy x Family. Andiamo avanti, diamo un'occhiata anche qua. Tra l'altro ho notato subito questa fighissima edizione di Die Dark, che come vedete ha la sovracopertina colorata, veramente bellissima. Blue Lock, Blue Period. Poi abbiamo Black Box, raga, che questo ce lo porteranno prima o poi, dai. Planetes, Demon Slayer, eccetera. Comunque qua, questa zona qui centrale, ci sono tutte le novità. Qui è già arrivato anche Darwin Incident, che da noi deve arrivare per Dinit. Ma vedete, c'è la Via del Grembiule, dell'Elusive Samurai che da noi deve uscire, Phantom Seer, Jagan, abbiamo Black Clover, Meshol, ancora Togenanki, Short Stories di Fujimoto, già il secondo volume. Poi qui abbiamo figata Kaiju 8, che è di Kaze, che ha in allegato anche la preview di Dandadan, veramente una figata. Mission Yozakura Family, Undead Unluck. E poi abbiamo ancora un espositore con Demon Slayer. Veramente, veramente figo. Qua sotto abbiamo tutte le figure della Pop-Up Parade, anche là sotto. Quindi veramente, veramente bellissimo. Continuiamo, qui abbiamo tanti altri volumi, Taniguchi, molto molto Gekiga, tra l'altro tutti cartonati. Veramente una figata. Qui abbiamo tutte le opere di Tezuka, tutte cartonate, credo. Anche Ping Pong di Taiyo Matsumoto. Veramente una figata, Uzumaki di Junji Ito, veramente veramente figo, la Fenice, la vedete, tutti altri volumi. Qua sopra abbiamo anche un po' vari libri a tema Giappone, sugli yokai. Ma tra l'altro c'è Nippon Folklore di Elisa Menini, italiano, l'hanno proposto anche in francese, veramente figo. Poi qua abbiamo ancora un piccolo espositore con, diciamo, le serie mainstream di Shueisha, tra cui My Hero Academia, One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Spy x Family. Comunque qua sotto tutti i volumi, veramente veramente figo. Continuando sempre sul centrale, abbiamo altri volumi, qua Naruto, ragazzi, un espositore intero dedicato a Naruto, fighissimo. E poi qua abbiamo ancora sempre altre serie, volumi con dimensioni un po' più grandi, come ad esempio, per esempio, c'è Do Yoshimizu, c'è Ryuko, ci sono diverse cose di Kazuo Umezu, c'è Keigo Shinzo, come vedete c'è anche Summer of Lava che è già uscito. Sono diverse cose molto 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 interessanti. Death Note, una specie di Black Edition, la Omnibus di Capitan Harlock, con questa figata Adabana, vedete che c'è qui Kushami di Urasawa. Questo credo che sia un OF diario di Fukushima, sì, esatto, guardate che figata. Qua sotto abbiamo Lady Snowblood in una Omnibus, Kuro. Cosa abbiamo? Diversi manga, adesso riconoscerli tutti è proprio difficile così al volo, però qua vediamo anche Akira,
Blame. Guardate che roba, che figata. La lanterna di Nyx. Poi abbiamo per esempio Sunny di Taiyo Matsumoto. Abbiamo Solanin di Asano. Monster, Master Keaton. Alle rose di Versailles. Qui hanno fatto questa edizione veramente gigante. Figata, qui sono i Sensei e Cavalieri dello Zodiaco. E poi qua abbiamo un altro espositore dedicato tutto a One Piece. Guardate che figata. Spettacolare. Novità, abbiamo ancora Sakamoto Days, My Hero Academia, Tokyo Revengers, Roster Fighter, che è già qua arrivato, Dr. Stone, siamo al 21, Berserk, guardate che bella edizione, questa qui non è specchiata come da noi in Italia, Sakamoto Days siamo al 4, poi c'è il già volume 2 della Perfect di Evangelion, che sta uscendo anche qui, c'è Duranchi, anche questo di Kentaro Miura, è già uscito in Francia, il pack di Tokyo Revengers con il character book che uscirà anche da noi. Poi come potete vedere qui sta già uscendo anche il manga di Osama Ranking, Ranking of Kings, siamo già al volume 3. Jujutsu Kaisen 16, Jujutsu Kaisen l'official guidebook, Free Eren, il diario della speziale, che qui c'è in regalo anche una parte della novel, fighissimo. Vabbè, Spyper Family eccetera. Qua abbiamo cose strafighe, tra l'altro guardate questa cosa, Deadpool, il manga, poi c'è Sido, sono 17 qui con questa edizione bellissima, altro che quella ristampata in Italia che ormai è veramente superata, Blue Heaven, altro manga fantastico del maestro Takahashi, guardate, bellissimo, poi Soul Keeper, che è questo veramente veramente bello. Date un'occhiata, abbiamo per esempio anche Beck, che sta uscendo anche qua in Francia con questa nuova edizione. Tante tante cose strafighe. Vi faccio dare un'occhiata anche un po' fatta la fumetteria qua intorno. Qua abbiamo un po' di gadget eccetera, e poi cominciano tutti i manga divisi per casa editrice. Per esempio qua c'è una nuova uscita che mi aspetto che arrivi presto anche in Italia, che è Tesla Note di Kodansha, questo probabilmente arriverà. Vedete Olympia Kyklos, c'è Fenrir che tra poco lo porterà J-Pop, Radiant, vedete un po' qui diverse serie super super fighe. Abbiamo Detko di Atsushi Kaneko, giusto per dare un'occhiata, vediamo cosa riconosciamo al volo. City Hall, pubblicato da noi da Manga Senpai, ancora Radiant. Poi passiamo qua, un altro editore, ci abbiamo Alice in Borderland quassù, poi c'è Gans G, ah c'è anche l'Imperatore del Giappone, qui pubblicato in francese, dai la grande avventura, questa è molto molto più piccola rispetto alla nostra. Poi c'è Jojo, a manetta. E cosa abbiamo poi? Ah, qui abbiamo per esempio Search and Destroy di Kaneko, figata, anche questa bella edizione. Continuiamo a dare un'occhiatina, vediamo cosa c'è anche al Rock, come vedete. Ah, questo qui dietro è tipo Eiwa Kakeru, quello sull'arrampicata che piaceva al Panta con le ragazze muscolose, e Yankees, come vedete. Veramente una figata, tantissima roba qui in Francia. Questo negozio è specializzato in manga, qui abbiamo The Climber, che si chiama Ascension in francese, figata. Deadtube, e cosa abbiamo? Continuiamo a dare un'occhiatina. Steelboy Run, ancora Jojo, Perfect Crime, abbiamo Tome Game, Vagabond qua sotto, figata, Mushoku Tensei che noi sta portando Planet. E cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Vediamo un po'. Guns qua sotto, la Perfect Edition. Agin, Naposims, abbiamo Blame in un'edizione un po' più piccolina. Blue Giant e Blue Giant Supreme, qui c'è già lo spin-off praticamente. Bottom, Bleach, qui abbiamo ragazzi anche il mitico Dr. Stone, che figata, fantastico. Qui c'è anche lo spin-off di Byakuya, volume unico, Dragon Ball, con anche Kowa e Kajika, che sono usciti anche da noi. Full Night, che se non mi sbaglio ancora da noi deve uscire, non so se è uscito il primo volume. Ice Shield 21, in questa edizione piccolina, fighissima. Varie cose di One Piece, Mao, della Takahashi. Sakamoto Days, di nuovo. Shangri-La Frontier, Shadow House, che da noi sta portando J-Pop. Terrarium, che da noi lo ha portato, sta portando Ikari, anche qui quattro volumi già completo, Tokyo Ghoul. Poi abbiamo ancora diversi manga da Takashi, Mesonikoku, Kenshin, la Perfect, che qua siamo già al 22, fantastico, tipo la nostra con la spada proprio in copertina. Beck,
Ancora Berserk, Claymore, Capitan Tsubasa. Veramente tantissima roba, raga. Dragon Ball. Fantastico. Orion, lo sto portando in manga senpai. Siamo già al 4 Kiseiju, ragazzi. Figata. Tutto Ritman Reborn, giusto per Teo. Per il meme. Ranma, ancora Takahashi. Yu Yu Hakusho. Sotto c'è anche un'edizione di Slam Dunk un po' diversa, credo, dalla nostra. No, tipo la nostra, però ha le costine grigie. Shaman King. Shy, c'è anche da noi. I vari spin-off di Shaman King. Pluto. Poi cosa abbiamo? Fire Force, ragazzi. Gamaran. Gleipnir. Detective Conan, Death Note, veramente veramente strafigo. Buonanotte Pum Pum di Asano, Asadora. Qua è già uscito il 6. Assassination Classroom, Bakuman, raga, Detonation Island, fantastico, Bakuman retto, si gode fortissimo. Dead the Demons, Dead the Destruction di Asano, figata. Teoricamente ci abbiamo Hunter Hunter ancora, i Mishou Yozakura Family, Mushishi, figata, figata, figata. Seraph of the End. Ok. Continuiamo con Black Clover qua. Che figata. Sotto c'è Chainsaw Man di Fujimoto, anche Fire Punch. Initial D, una dedica speciale a Jack 98. Initial D in Francia ce l'hanno, guardate. Shuichi Shigeno. IQ. Per Jay, Teo, per tutti quanti. Hell's Paradise, che qui è andato un tocco veramente dark. Guardate che bella edizione, veramente spettacolare, molto più dark rispetto alla nostra, figata. Poi c'è Jagan, Kaiju, Kuroko no Basket, Meshol, che qui è con sovracopertina, veramente carino. Rikudo per il soldo, guarda un po'. The Promised Neverland, Platinum End, Rinne, Terraformers, Twin Star Exorcist. Poi cosa abbiamo? Rainbow di Kakizaki, credo che sia, sì, Ikigami, Okuto no Ken. Queste sono tutte edizioni quasi lusso. No, sono tipo delle edizioni Ultimate, un po' più grandi. Poi cosa abbiamo qua? Abbiamo per esempio Solo Leveling qua, Hellbound che è uscito per Planet, Silent Voice. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Oh, Beyond the Clouds, che è uscito per J-Pop. Erased, Echoes. Qui abbiamo Jujutsu Kaisen, dallo zero in poi. Mette un pochino. Free Eren, ancora. Inuyashiki, Diario della Speziale, My Hero Academia, ancora. Eccetera. Ok, siamo di qua, ragazzi. Diamo ancora un'occhiata. Figata, anche qua sopra ancora Dragon Ball. Abbiamo Full Metal Alchemist in questa Perfect Edition, tipo la nostra di Planet, ma c'è anche un'edizione dietro un po' più piccola. Soul Eater abbiamo qua, figata. Leggenda di Arslan, Arsenio Lupin addirittura, figata. Agente 008 credo che sia questo, no? Sì, sì. Parmis Game, City Hunter, Giorni della Sposa, figata. Ah, Black Torch, non è uscito per Planet. Gigant, oh ragazzi, guardate, Golden Kamuy. Golden Kamuy, figata pazzesca, ragazzi, mamma mia. Ok, facciamo ancora un giro, diamo ancora un'occhiata. Magus of the Library, veramente, veramente figo, raga. C'è tantissima roba, pazzesco. Vigilante, My Hero Academia. Qui c'è Ranking of Kings, vedete, primi tre volumi. E poi Tsugumi Project, questo fantastico. Ah, c'è anche l'Oro Olympus, già sono usciti due volumi. L'ha portato J-Pop. Ah, qua abbiamo un'altra edizione ancora di Fullmetal Alchemist, tipo la nostra della Panini prima, però è con sovracopertina. Ah, c'è Maghi per Curteo, un saluto a Curteo. Buon Maghi, of the Labyrinth. Fantastico. Continuiamo, sono entrato in uno slime, One Punch Man, 666 Satan, Senseiya. Questo cos'è? Lo Scanvas, sì, Spy per Family. Qua sotto abbiamo ancora Yotsuba per Rossellina, Vinland Saga e via. C'è un piccolo espositore dedicato ai diari della Speziale. Qua c'è un bel acquario con anche le stampe bellissime. E qua sotto ci sono le riviste, ragazzi, perché in Francia ci sono tante riviste sul manga, tra cui Atom, che è una delle più famose.
Qui sotto sono anche gli speciali dedicati ai vari temi. Veramente, veramente figo. E cosa abbiamo? Qua abbiamo una parte, mi sa che sono più che altro novel, ragazzi, novel. Tra l'altro ho scoperto che in Francia esiste anche il One Piece Magazine, pubblicato in francese, veramente figo. Ci vorrebbe anche in Italia, eh. Libri e novel qua sotto, in tutta questa parte qua. Vedete, sono due librerie intere, poi tornano, ragazzi, pesantemente i manga. Tornano i manga ancora da quassù, come vedete, Tomie, Junji Ito. Veramente tantissime cose, tanta scelta, Gift Plus Minus, che per noi, da noi è uscito, sta uscendo per Goen. Wow. Oh, tra l'altro guardate, Monkey Peak, che deve uscire tra poco per Goen da noi. Veramente figo. E tante altre, per manga di Persona 5, Final Fantasy. E già, ragazzi, qua c'è Awashi, siamo già arrivati all'11. Figata, mamma mia. Prendiamo qua su con Shigurui, The Breaker, c'è anche Gannibal. Vedete un po' tanti titoli che comunque abbiamo anche in Italia, tipo Kingdom, ragazzi, anche qua sono arrivati 62, pazzesco, Kengan Ashura. Poi cosa abbiamo? Abbiamo qualche altro manga familiare, Old Boy, tantissime cose, ragazzi, guardate che roba. Manga di Star Wars, Rent a Girlfriend, e qua, ragazzi, è già uscito lo spin-off di Rent a Girlfriend. Rent a Shy Girlfriend, spin-off di Rent a Girlfriend, questo qui è già uscito. Mi aspetto presto anche in Italia. Ragazzi, qua poi c'è delle edizioni pazzesche, perché qui c'è la Perfect di Karakuri Circus, che è veramente qualcosa di fantastico, proprio con il buco, vedete, che fa vedere la copertina interna, c'è una figata pazzesca, un'edizione mondiale, cioè questa mi piacerebbe tantissimo. Altra edizione veramente bellissima, quella di Baki, che stanno portando, vedete che roba figata, volumoni belli grandi, super curati. Troviamo di nuovo con Planete City Hunter, qui c'è la edizione gigante di Lone Wolf and Cub cartonata, bellissima. Bungo Stray Dogs, Murcielago, tantissimi manga, mamma mia, quanta scelta. Tower of God, qua più piccolino rispetto a come è portato da noi. C'è Mangel Artis, Casa Ojo. E qua 20th Century Boys, edizione molto più grande della nostra, credo. Bella grande, Made in Abyss, come vedete. E qua c'è anche Eden, che sta imparando in questa edizione un po' più grande, non sta guardando invece quella cartonata. Poi abbiamo Occhi di Gatto, Family Compo, Happy, di Urasawa, Demon Slayer, Alma, che da noi è uscito per J-Pop, ancora Demon Slayer, vari spin-off, cose varie. Fantastico. C'è la zona Takashi, raga, Soul Keeper, bellissimo. Sido, ancora Senseiya, questo qui. Abbiamo anche Banana Fish qua sotto, e ancora Eden, alcuni volumi. Ah, qua c'è un altro manga spettacolare, ragazzi, Rokuden Ashi Blues, ve l'ho fatto vedere prima. Questo è il manga che ha reso famoso Masanori Morita di Rookies, veramente bello, che edizione fantastica. Sailor Moon, vedete, Blue Period, un po' la copertina, veramente carina. Blue Lock abbiamo anche, molto simile alla nostra. Black Box di Takashi, ragazzi, veramente bello, bellissimo. Bakemonogatari, Drifting Dragons, Dance Zero, GTO, veramente tantissime cose. L'Attacco dei Giganti, qui ci abbiamo Noragami, ci abbiamo Squalificati, c'è già il volume 2, Noin, primi 5, questa di Takei che va acquistato, credo, bellissimo. Ancora tantissimi, c'è anche To Your Eternity qua sotto, The Quintessential Quintuplets, veramente una figata. Ancora tantissime cose, Attacco dei Giganti, tipo la edizione gigante tipo la nostra, vedete che roba, bellissimo. Sakura, Billy Bat, Fairy Tail, Fairy Tail Wonder, The Quest, Kaguya Sama Love Is War, veramente figo. Ah, qui abbiamo anche, fantastico, c'è anche questo di Akane Shimizu, veramente figo. In realtà mi sa che c'è anche la seconda serie, che in Italia ancora non è uscita.
Origin, Orient, ragazzi, chiedono sempre il meme, ragazzi, di Orient. Tra l'altro una bellissima edizione, guardate, bella, luccicante, fantastica. Seven Deadly Sins, Shibuya Elk, che credo che sia Shibuya Goldfish, da noi, Hanako-kun, Yona. Questa è la variant di Blue Lock con le cartoline. Oh, anche Sanctuary, qui c'è una nuova edizione, veramente bella, di Glenact. Figata. Tra l'altro qui, ragazzi, c'è Detonations, che è Zankyo Riverbero di Takahashi, manga di Zelda. Ah, questo è Nuvole a Nord-Ovest, Mugell 5, Die Dark, che vi ho mostrato con queste sovracopertine in plastica colorate, veramente figa, edizione pazzesca, eccetera. E così, qui si chiude tutto quanto. Qui c'è una parte dedicata sopra, ma si può vedere poco, sono hentai, e poi c'è credo un po' di cose miste, qua sotto ci sono anche un po' di boys love, comunque in questa zona qua, qui sono tutti boys love credo, e poi qua c'è una zona dedicata essenzialmente a tutte le edizioni giapponesi, artbook giapponesi, quindi bellissimo, sono tantissimi volumi, come vedete un po' anche tutte le serie più famose. C'è Slam Dunk, c'è One Punch Man, Hunter x Hunter, My Hero Academia, Death Note, Haikyuu, One Piece, Attacco dei Giganti, Days addirittura, vedete che roba. Fino a qua sotto, dove qua sotto ci sono tra l'altro anche un po' di occasioni. Qua abbiamo una zona con altri gadget, figure, eccetera. Tra l'altro vi faccio vedere adesso una chicca pazzesca. Guardate che roba, qui abbiamo anche un po' di cibi giapponesi. Una cosa veramente figata, pazzesca, è questo busto di Hisoka gigante, guardate che roba, bello, 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 bello. Qua ancora altro merchandising, un po' a tema Studio Ghibli, come vedete, Totoro, abbiamo qualcosa del Castello Errante di Howl, veramente, veramente strafigo, Città Incantata e altre figure anche qua sotto. Abbiamo anche un po' di t-shirt e felpe, e poi qua ci sono i bundle, perché spesso in Francia, praticamente acquistando il primo volume, magari vi regalano il secondo. C'è di Eden Zero, Trinity Seven, Boruto, vedete quasi tutti i manga, le gemelline, Black Torch, Blue Lock, Iwakakeru, Tsugumi Project, veramente veramente figo. Qui ci sono vari box, come stanno facendo un po' anche da noi, anche il box di Sido, veramente figo. E qui continuiamo, qui ci sono i diari, ragazzi, fa veramente morire, se vedete. L'agenda, il diario di Fire Force, il diario di Blue Lock, Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul, un po' tutti, altre figure, eccetera, qui ancora box. E praticamente qua chiudiamo con Lollo che ha fatto acquisti Lollo, eh? Poco, poco, poco. I ragazzi, la cassa e siamo all'uscita. Veramente una fumetteria pazzesca, come avete potuto vedere. Allora, ragazzi, adesso vi farò vedere i fantastici acquisti fatti da AFK Manga, bellissimo tra l'altro. Allora, specifichiamo un po' di cose. Non so il francese, quindi li ho acquistati principalmente per collezionismo, per avere delle cose carine, per vedere delle edizioni nuove e perché alcune cose mi piacevano, quindi semplicemente per questo. Quindi adesso non cominciate a chiedermi cose in francese perché non so rispondervi, però volevo farvele vedere perché ci tengo. Cominciamo logicamente con gli acquisti del maestro Takahashi, perché raga, senza il maestro come si fa? Qua in Francia hanno portato Blue Heaven, non è come da noi in Italia che non lo porta nessuno. Guardate che bel manga, guardate che bel volume. Serie brevissima, un thriller mozzafiato a bordo di una nave da crociera. Ma raga, portatelo, guardate che roba, portatelo, insomma, portatelo. Poi non potevo non prendere il volume 1 del mio manga preferito, ragazzi, Detonation Island, Bakugan Retto. Qui hanno mantenuto in Francia il titolo originale, quindi veramente veramente una figata. Guardate un po', l'edizione è molto molto simile a quella italiana della GP, però ci sta a portare in collezione anche questo. Poi grazie. Faccio vedere una vera chicca perché è uscito anche Nekogara, il manga di Hiroyuki Takei. Guardate, bellissimo questo l'ho preso principalmente perché sapete che sono un grande fan di Hiroyuki Takei. E in più, insieme a questo, ragazzi, mi hanno regalato
una stampa a dir poco fantastica. Guardate che iniziativa bellissima, questa è carta ruvida, guardate che bellissima stampa che mi hanno regalato, fantastica. Cioè, questo è proprio da goduria totale, cioè non sapevo neanche che fosse il regalo, avevo preso, diciamo, un po' il volume così totalmente a caso e niente, la stampa c'è. Adesso vi facciamo vedere cosa ha acquistato Lollo, perché lui il francese lo parla e ci ha dato dentro con gli acquisti. Allora, con Lollo qui abbiamo comprato, diciamo, lui ha fatto scorta un po' di manga per tutto l'anno, con quei manga che magari non sono arrivati in Italia o alcune cose che magari le prende in francese, visto che lui lo parla. Primo manga, cos'è questo? Allora, Elegant Yokai Apartment Life. Praticamente questo ragazzo è uno sfigato assoluto, perché vuole andare a vivere in internato e l'internato ovviamente brucia, dunque trova una casa economicissima, il problema è che è infestata e dunque dovrà convivere con gli spettri. Quindi si dovrà convivere con gli spettri. Poi abbiamo altro, questa è un po' la selezione manga economici, dicevi, manga, no? Economici, ok, questo, il costo quant'è, giusto per avere un'idea più o meno? 3,95. 3,95 l'uno, quindi buono, ottimo, direi, anzi ottimo prezzo. Questo cos'è? Coppelion. Coppelion, siamo nella serie 3,95. Praticamente dopo una catastrofe nucleare ci sono dei ragazzi che vengono modificati geneticamente per resistere alle radiazioni e... Ok, quindi un manga un po' post-apocalittico, ci sta, figo, fantascienza, eccetera. Poi cosa abbiamo qua? Questo qua cos'è? Questo, ne hai presi diversi di questo, ok. Ozuki Stoyok. Ecco, praticamente è un Oni che gestisce il braccio destro di Satana all'inferno. Ok. E gestisce un po' tutti i casini. Il braccio destro di Satana che gestisce un po' tutta la burocrazia e i casini dell'inferno. Questo fallo vedere, questa è una figata. Questa è una figata. È uscito il manga di Deadpool praticamente, che va a riprendere le grafiche, ragazzi, di Demon Slayer. Guardate che roba. Questo è proprio super comico. Proprio in stile Deadpool. In stile Deadpool totale. Poi ha preso a 3 euro Six Satan di Seishi Kishimoto. Io, come dico sempre, il fratello un po', diciamo, quello un po' meno fortunato della famiglia Kishimoto, ragazzi. Questo che è uscito anche in Italia, però adesso è un pochino più difficile da trovare. E sicuramente non lo trovate a 3 euro. Poi, questo ragazzi è il manga del Panta, esatto, Iwa Kakeru, che si chiama Saotome Love and Boxing, quindi il manga delle ragazze muscolose. Panta, lo so che stai guardando questo video, rifatti gli occhi, sono già usciti praticamente 8 volumi addirittura, siamo avantissimo qui. Quasi finito, mamma mia. Poi abbiamo, questo è Chronic the Seven Cities. Questo cosa, di cosa parla? Di questo di Yoshiki Tanaka? Non si ricorda, non si ricorda, però sembra carina comunque. Vedo praticamente un po' diverse cose in giro per il mondo. Disegni comunque sembrano veramente fighi. Ci sta, ci sta. Anche questa, non so, sembra un po' qualcosa tipo fantapolitica, credo. Sembra un po' così, Vedete anche un po'. Questo è il volume 2. Qui abbiamo la principessa maledetta e il suo servitore immortale. Questo sembra un po' una love comedy, sì, in chiave, diciamo, fantasy, dai. È una minchiata completa in due volumi. Dunque. Minchiata completa in due volumi, mi piace come descrizione. Poi questo che Lollo ci dice che è carino, Heaven's Design Team. Praticamente Dio ha creato il mondo e poi ha subappaltato la creazione di tutti gli animali a una società esterna. Divertente, però si vede sto tizio che in mano ha creato un unicorno, questo non so cos'ha, mezzo tapiro, questa col koala, veramente divertente sembra. Poi abbiamo piedini, ci dovrebbe essere anche due. Un po' di piedini. Qui abbiamo praticamente Demon Lord e One Room Hero, un battle manga ricco di piedini. Infatti si vede qua dai calzini già in prima pagina. Abbiamo il volume 3 e poi c'è anche il volume 2, Lollo, che ha comprato. Continuiamo i piedini con Demon Slayer, che lo stai seguendo in francese, quindi? L'ho preso prima che uscisse in Italia. Un cultore, l'ha preso addirittura prima che uscisse in Italia, Lollo. Qui abbiamo il 5, il 6 e addirittura siamo arrivati al volume 7 qua in Francia. Molte serie effettivamente cominciano prima, poi vabbè. Poi qui proprio Lollo, qui va a prendere Grand Blue. L'hai già iniziato, quindi sei già al 4, quindi praticamente questo è volume 5, volume 6, volume 7. Chissà se lo porterà mai nessuno in Italia, Grand Blue. Boh, volume 8.
poi volume 9, siamo addirittura al volume 10 di Gran Blue Egg. Il volume 10 è un pochino più sexy, con questa ragazzina che si mangia il gelatino, non male, non male, non male. Questo è il volume, vi dicevo prima, 4 di Demon Lord, non 2, effettivamente ho sbagliato a dirvi. E poi ha preso Black Torch, questa è una serie che è uscita in Italia, che ho già letto, se non mi sbaglio è 3 o 4 volumi questa qui, comunque molto molto breve, non si trova, è uscita per Planet, molto carina secondo me. Questo ragazzo che per sopravvivere si fonde con una specie di yokai e riesce a sfruttare i suoi poteri. Lo yokai è questo gatto nero che vedete un po' sulle sue spalle, veramente figo. Poi abbiamo questo manga fantascientifico francese che si chiama Speopé. Sì, per Space Opera. That's my space opera, sotto c'è scritto, infatti. Oh, incredibile. Oh, sei bravo, allora lo sai francese, allora lo sai francese. Incredibile. E poi continuiamo qui con un'altra cosa. Hotel Vionish. Oh. Completo in 3 volumi. Anche questa, altra serie breve. Altra serie breve molto strana. Sì, il stile di disegno sembra molto particolare, anche soprattutto con questi personaggi senza pupille. Veramente, veramente figo. Poi anche lui ha preso logicamente il volume di Takei. Oneira, che sta seguendo, di Federica Di Meo con Cub. Questo qui è veramente veramente bello, quindi Euromanga. Poi sta seguendo anche questo manga, vedete che figata. Storia di un piccolo tanuki affidato a una volpe. Poi abbiamo qui manga Team Phoenix, anche questo. Questo è spagnolo l'autore. Spagnolo forse? Cos'è? Da aprile Vrodusamo Tezuka. Penso che la storia La storia di Tezuka? Penso di sì, ma no, storia di Tezuka, credo. Iniziate. Storia di Tezuka e disegni spagnoli. Eccolo. Esatto, figata, figata, figata. Sì, tra l'altro vedi, in copertina c'è Blackjack qui, quindi i personaggi di Tezuka tornano, tornano. Questo è un altro manga francese in 2 volumi. Droners, chissà, questo doveva farlo vedere a Fabrizio di Manga Senpai se ce lo porta questo qua in Italia, eh? Se completa in 2 volumi potrebbe farci un pensierino. Ci abbiamo, vabbè, sui Companion anche il volume 2 che vi abbiamo mostrato prima. Qui ragazzi stiamo praticamente riempendo il tavolo, non so se state un attimo capendo. Poi ha preso anche Kuro, questo è uno sui un fumetto sui gatti. Sembra molto molto kawaii, sembra questo qui, eh? Molto molto carino. Tra l'altro offerta 9,90, giusto per farvi capire un po' i prezzi anche in Francia. Questo qui che cosa è? Che cos'è? Yuri leggero. Ok, uno Yuri un po' leggero, anche questo qua. Vi somiglia a Zeniko. Si chiama Seconds Before the Witch. Ok, Falls in Love. Carino. Intanto qui di fianco, raga, abbiamo il tram che passa, quindi è per questo che sentite un sacco di caos. Oh, poi qua, ragazzi, Lupin III, l'antologia. Veramente una figata. Veramente una figata, guardate. Guardate che roba. Chissà se è quello dove ci ha lavorato Andrea Dentuto. Bisogna capire. E poi Deji Matsumoto. Mamma mia. Ha fatto una bella scorta, Lollo. Poi questo qui, edizione deluxe. Edizione super deluxe di Steam Reverie in Amber. Veramente, veramente figo. Questo cos'è? Un manga sempre mezzo di... Manga francese. Addirittura vuole unboxare live, Lollo. Guardate che roba qui. Guardate che roba. Apriamo piano piano, così. Alza te, se riesci. Oh, ok. Oh, guarda che bello comunque, eh. Come diceva, i disegni gli ricordavano un po' Beyond the Clouds. Effettivamente un po' sono simili. Guardate, bella anche questa cartolina gigante. Bella questa, eh. Poi abbiamo il volume, sono 3 cartoline, il volume, e qua ci sono poi i tarocchi, e poi qua c'è una pietra addirittura, c'è una pietra qui, un quarzo, non so cosa sia, veramente veramente bella comunque. Anche guardate la fascetta qui, tutta ruvida, in rilievo, mamma mia, scatola strafiga, 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 bella edizione questa, assolutamente. Ragazzi, direi che con gli acquisti mi sa che siamo a posto per un po', e spero che il video vi sia piaciuto, perché non penso che tutti quanti vi portino dei contenuti di questo tipo, soprattutto sul manga, che vi fanno vedere cosa succede anche in altri paesi europei, raga. Quindi, voglio dire, spero che siate soddisfatti. Come sempre vi ricordo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, come esempio lasciare un bel like sotto il video, così il video vola. In più, se non siete iscritti, perché lo so che non siete iscritti, il 50% di voi che guardate i video non siete iscritti, iscrivetevi al canale, così la community cresce, portiamo contenuti sempre più di qualità, come ad esempio questo, addirittura una fumetteria in Francia, tanti acquisti, tanti manga, tante edizioni diverse. Vi ricordo, ragazzi, anche il gruppo Facebook di Nerdy,
entrateci, venite a postare i vostri acquisti, venite a parlare con noi di manga. Vi lascio il link in descrizione trovate anche il link al mio canale Twitch dove sono spesso live, e in più c'è anche il canalino spammino Telegram, un canale Telegram dove seguo tutto quello che faccio online, quindi se vi iscrivete non vi perdete più niente. Concludo come sempre lasciandovi il mio contatto social, MichieleMario86. Ricordatevi di passare anche su questa pagina, di lasciare un bel seguito, perché ci sono tanti altri contenuti sul manga, diversi, e anche tante cose anche un po' personali. Quindi iscrivetevi e magari scrivetemi in DM. Direi che anche per oggi è tutto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!